cercherò di introdurre l'argomento, che comunque è molto interessante, quindi cercheremo un po' di fare il punto della situazione, avendo insomma in sala, poi magari se ho tempo sicuramente ce l'avrò, ringrazierò tutti i comuni che sono presenti qui e le associazioni, tra le associazioni più importanti del nostro territorio, e passerei la parola al vicepresidente della provincia, Romano Massimiliano, per un saluto iniziale. Non vorrei dare le spalle a nessuno. Buongiorno a tutti e in questa splendida sala Francesca, che la provincia ha voluto concedere agli organizzatori, tra l'altro Francesca è un'amica, Antonio anche, e devo dire che ogni volta che organizzano un evento lo organizzano in maniera assolutamente perfetta. E un saluto a tutti voi e un saluto particolare al tavolo della Presidenza, tra l'altro colmo di autorità. Mi permetterete di fare un saluto particolare all'onorevole Antonio Portone, a cui farei un applauso. È una grandissima opportunità non solo per l'Europa ma soprattutto per l'Italia, insomma le somme stanziate per il nostro paese sono veramente ingenti, tra l'altro anche con un piccolo supporto da parte dello Stato italiano, quando la cifra di circa 190 miliardi di euro è stata integrata da un altro piano integrativo del governo italiano con altri 30 miliardi di euro, quindi un'occasione assolutamente imperdibile soprattutto per la pubblica amministrazione e direi che è un'opportunità per tutti i nostri amministratori, e quindi diciamo che si parte, avremo un bel po' di tempo per sfruttare queste risorse in tanti campi, ricordiamone qualcuno, la transizione ecologica, l'innovazione tecnologica soprattutto, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, insomma vuol dire che è un'opportunità grandiosa che secondo me dobbiamo cogliere appieno. Io non entro nel merito, diciamo, della discussione perché ci sono relatori molto più autorevoli di me, io ringrazio tutti voi, vi ringrazio per l'invito che mi avete rivolto e noi come provincia, lo sapete, vi siamo sempre vicini. Buona giornata a tutti. Ma innovativa e sostenibile, quindi il punto
stato proprio quello dei giovani, la formazione dei giovani. Era questa proprio la domanda che volevo fare, Presidente, come mai e quale è stata la proposta vostra? Sì, le volevo proprio chiedere questo per tirare l'attenzione anche su quella della cabina di regia, effettivamente che è fondamentale, non è la gestione del PNRR. Sì, quindi quali erano per aiutare proprio i giovani del Mezzogiorno, visto che nel nostro ente informativo effettivamente li formiamo, no? Queste persone per poi mettere nel mondo del lavoro. È importante, dicevo, maggiore attenzione è stata data ai giovani, alla formazione dei giovani. Gli investimenti già adottati sono sei riforme che riguardano il Ministero dell'Istruzione e riguardano appunto che devono essere attuate entro il 2022, quindi parliamo di cose già in atto. E cosa produrrà? Le regioni produrrà una maggiore occupazione, cioè l'obiettivo è quello di una maggiore occupazione, riducendo le scelte dei percorsi di studio, semplificandoli, ovviamente perché per un maggiore facilitazione per l'inserimento del mondo del lavoro, quindi un aumento del valore potenziale del Mezzogiorno, della società in cui viviamo, una società attiva e soprattutto riducendo i gap territoriali, i centri ideali territoriali, per far sì che appunto attraverso l'informazione, la digitalizzazione è importante perché parliamo degli assi prioritari che sono l'inclusione sociale, l'inclusione e l'innovazione, sono questi gli assi importanti del piano. E quindi ci troviamo in una società immersa, una società nuova, moderna e quindi in buone prospettive, e mi auguro che veramente possiamo cogliere da questo momento tragico un'opportunità positiva per tutti quanti noi, per tutti i cittadini e anche per le pubbliche amministrazioni che in questo momento storico si trovano anche coinvolte in prima persona a essere aggiornate con i vari investimenti che si possono essere visibili sul portale Italia Domani, ci sono tutti insomma abbastanza aggiornato e quindi vi auguro veramente buon lavoro a tutti quanti noi e buona fortuna per tutti. Grazie. Amici, quindi ce lo possiamo gestire il convegno che abbiamo. E quindi ciò che le volevo chiedere, Presidente, era qualcosa riguardo al turismo. Sappiamo che comunque il PNRR è rivolto soprattutto a questo settore che purtroppo è stato quello più colpito dalla pandemia. Quindi mi viene spontanea una domanda riguardo ai fondi messi a disposizione con il PNRR nell'ambito turistico, come verranno investiti per il potenziamento del capitale umano attraverso la formazione? Quali sono questi interventi proprio specifici finanziati dal PNRR? Sì, grazie Francesco, ringrazio anche per te, grazie. Siamo numerosi. È un quesito assolutamente interessante che chiederebbe una risposta molto complessa. Ma cerco di fare sintesi. Io partirei da un'analisi assolutamente sintetica di alcuni dati macroeconomici per iniziare a capire anche qual è l'ambito socio-economico nel quale interviene il PNRR. A livello nazionale, naturalmente a seguito della pandemia c'è stata un'importante contrazione delle attività economiche a livello nazionale e solo diciamo, negli ultimi mesi c'è stato un rimbalzo del PIL nazionale di circa 3 punti percentuali. La previsione è che entro fine anno si possa superare addirittura il 6%, almeno questa è la speranza da quello che dicono gli operatori del settore. Naturalmente anche se vi è questo rimbalzo, il saldo a fine anno rispetto a quelli che erano i dati macroeconomici ante pandemia sarà un saldo negativo di circa 8 punti percentuali. Oggi ci soffermiamo principalmente ad analizzare quelli che sono i dati nel nostro territorio, nella nostra regione, nel territorio pugliese. Anche in Puglia c'è stato un importante rimbalzo dell'economia in questi ultimi mesi, dove si è cercato di riprendere un po' tutte le attività socio-economiche con un valore positivo di circa 6,5 punti percentuali. Anche per la Puglia però si paga lo sconto di una pandemia piuttosto severa, con un saldo che dovrebbe chiudersi
anche per le assunzioni, anche per l'occupazione, però ci sarà un saldo negativo a fine anno di meno 460.000 assunzioni. Il tasso di disoccupazione, secondo i dati OCSE, è aumentato dal 9,5% al 10,5%, il tasso di disoccupazione giovanile è passato da circa il 27% al 34%. Quindi questi sono i dati socio-economici anche nell'ambito, diciamo, lavorativo, nel quale vanno inserirsi queste importanti risorse destinate a tutta Italia e in particolar modo destinate al nostro territorio. C'è un importante focus recentemente pubblicato dalla Cassa Depositi e Prestiti relativo proprio alla nostra regione. È vero che naturalmente ogni regione ha le sue peculiarità, ma bisogna dire che negli ultimi anni, diciamo, lo dico io, lo dicono diciamo, esperti del settore, le politiche del lavoro, non lo dico nemmeno perché qui presente l'assessore, ma sono dei dati comunque ufficiali, le politiche del lavoro hanno portato una importante implementazione occupazionale per il territorio pugliese. Le peculiarità del territorio, dicevo, quando parliamo di criticità dobbiamo tenere ben presente quelle che sono le criticità del nostro territorio e quelle che sono le importanti potenzialità della regione. Le criticità del territorio pugliese sono sempre quelle che sono, diciamo, tutto il meridione, ovvero quello della formazione e dell'istruzione, mentre quindi dell'inserimento con il mondo del lavoro, mentre le potenzialità della Puglia sono tante e piuttosto importanti. Dobbiamo pensare, diciamo, a suddividere anche in aree geografiche le potenzialità individuate per tutto il territorio pugliese. Abbiamo un importante polo innovativo, quindi ci sono degli strati industriali piuttosto importanti che vantano dei know-how assolutamente primo livello, di assoluto primo livello, sia nell'ambito nazionale sia nell'ambito europeo. Ci sono altri aspetti che interessano principalmente il territorio leccese, visto che qui stiamo discutendo l'argomento, che riguarda il turismo costiero e l'industria culturale, oltre naturalmente a quello che è il settore. Quindi, tenuto conto che queste sono, diciamo, le macro aree nelle quali va a intervenire il PNRR, questa è l'occasione per invitare i rappresentanti delle amministrazioni locali, anche delle amministrazioni, l'amministrazione regionale, ad identificare quello che può essere una dinamica comune che possa creare sinergia tra le varie entità locali, che non devono essere intese solo a tutti pubblicistico, quindi l'ente locale in quanto pubblica amministrazione, ma bisogna iniziare a pensare a un sistema osmotico che metta insieme l'iniziativa privata e l'iniziativa pubblica. Questo sistema osmotico, diciamo, definiamolo ecosistema, no? Prendendo in prestito anche la definizione, diciamo, delle scienze biologiche che parlano di ecosistema, di osmosi tra i vari ambiti biologici. Ora lo intendiamo anche rispetto a quelli che possono essere le osmosi tra l'ambito privatistico e l'ambito pubblicistico. La creazione, ad esempio, io già parlo per quella che è la mia esperienza diretta, anche in Regione Lombardia, dove gestisco l'ambito turistico e dell'internazionalizzazione di Regione Lombardia, lì abbiamo messo in piedi un ecosistema digitale. Che cos'è l'ecosistema digitale? È un sistema, appunto, informatico dove, partendo da un'importante attività di censimento di quelle che sono le iniziative private, la pubblica amministrazione ha messo a disposizione del privato tutta una serie di progettualità. Queste progettualità naturalmente sono dei bandi pubblici, sono le partecipazioni alle fiere internazionali, sono anche e soprattutto i workshop e la formazione che si va a fare alla forza lavoro, perché poi non dimentichiamo un aspetto molto importante che ci ha anche evidenziato recentemente il ministro del turismo Massimo Garavaglia, il quale ha lanciato, diciamo, questo allarme dicendo che mancano circa 300.000 unità specializzate riguardanti naturalmente il settore del turismo. Ora, quando si parla di turismo, naturalmente ci sono 40 tipologie di turismo: culturale, il turismo sanitario, il turismo legato anche ai voli universitari,
ovviamente pone il nostro territorio, secondo i dati appunto della Cassa di Consumo Imprese, in particolar modo la provincia di Lecce, al primo posto, e il turismo costiero abbinato al turismo culturale. Ora noi dobbiamo cercare di iniziare a mettere da parte, come abbiamo visto, quelle che sono, diciamo, le dinamiche un po' campanilistiche del nostro territorio, cercando di consorziare le entità locali, creando un circuito privilegiato, un circuito che possa dare una risposta diretta anche rispetto a quella che è l'esigenza del turista che viene a visitare i nostri territori. Quando parliamo di esigenza parliamo di formazione, quindi l'operatore turistico deve avere una formazione specializzata e specifica relativamente al prodotto che si vuole commercializzare, ed è necessario anche che il turismo culturale abbia una maggiore visibilità. Perché? Perché il turismo culturale è sostanzialmente la chiave di svolta rispetto all'obiettivo della stagionalizzazione che tutti quanti, tutti gli enti locali, tutti i comuni naturalmente cercano di raggiungere. Detto questo, io ritengo che bisogna anche sapere che negli ultimi anni c'è stato un aumento delle attività nell'ambito turistico di circa 2,5 punti percentuali a livello regionale. Di queste unità circa il 30%, quasi 30-35%, sono attività che attengono alloggi e ristorazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire naturalmente che all'ambito turistico, inteso come turismo costiero, turismo culturale, si abbina il turismo cosiddetto enogastronomico, quindi si abbina anche il settore agricolo. Ricordiamo che queste sono probabilmente le nostre punte di diamante nella visibilità che diamo al nostro territorio a livello nazionale ma anche a livello mondiale. E facendo sistema, come ripeto, diciamo, io ho cercato di fare nella mia esperienza lavorativa, tra questi tre ambiti si riescono a creare dei pacchetti che possono promuovere il territorio anche al fuori di quelli che sono i periodi di massima fruibilità, quindi il periodo estivo. Ritorno al punto di partenza. Il PNRR mette a disposizione una montagna di soldi, è vero. Tutti stiamo cercando di ingegnarci in qualche modo per cercare di avere idee originali, idee efficaci, idee che possono dare risultati anche immediati rispetto a quella che è la domanda quotidiana che tutti i cittadini rivolgono agli amministratori. Io faccio un invito: cerchiamo di metterci insieme, cercate di metterli insieme, non sono amministratori, non sono locali, cercate di metterli insieme, cercate di pianificare, ma cercate di avere anche come stella polare l'obiettivo dell'effetto leva di questi progetti, perché non dobbiamo pensare che questi soldi vanno spesi entro i termini stabiliti dai vari decreti che nel tempo verranno emanati, ma dobbiamo pensare che questi fondi devono andare ad occupare il gap infrastrutturale, oltre che organizzativo, dei nostri territori, creando un effetto da qui ai prossimi 30 anni. Quindi cosa vuol dire? Se io investo 100.000 euro per formare degli operatori turistici, questi sono operatori turistici che daranno un servizio qualificato e quindi anche economicamente più elevato, perché poi la qualificazione fa naturalmente aumentare anche il valore del servizio. Quindi riusciamo a dare un servizio, diciamo, più specializzato, più qualificato e con un dato economico, attualmente un introito economico che va ad incidere su quello che è tutto il circuito territoriale, e da qui ai prossimi 30 anni l'effetto leva quale sarà? Che ci saranno domande occupazionali tali da poter, non vuol dire soddisfare al 100%, ma sicuramente tali da poter dare da poter inserire il segnetto in più davanti al dato occupazionale. Io vi ringrazio tutti, scusate se mi sono divulgato, spero Presidente, che grazie per l'intervento anche lanciato. Questo ciò che vogliamo arrivare come tema, come fulcro proprio di questo convegno. Innanzitutto partirei un attimo da, insomma, siete tutti degli amici, quindi partirei un attimo con il ringraziamento qui in sala
Io mi permetto di iniziare da mio zio, l'onorevole Ozza, al quale farei un applauso. I rappresentanti del senatore Rosso Gallo, mi hanno il figlio Stefano Gallo, altrimenti porterà il papà, un saluto particolare a tutta la sala. E inizierei anche a salutare Piero Maionico, assessore di Polignano a Mare, Angelo Mila, dove sei Angelo? Assessore del comune di Gallipoli, l'assessore Pierluigi Nestola, facciamo un applauso per l'assessore di Nestola, assessore di Copertino e Antonio Leo, questo Antonio Leo pure in sala. E concluderei per il momento con Carlo Laurora del comune di Trani, assessore Carlo Laurora del comune di Trani, al quale fare un applauso. Interventi e passerei al carissimo assessore Sebastiano Leo. Assessore, quindi ovviamente noi ci ritroviamo ogni anno, prima cambiato la scaletta. Abbiamo cambiato un po' la scaletta, faccio parlare subito. E come parlavo prima con l'amico l'onorevole Andrea Carotto, noi ogni anno insomma ci ritroviamo con questa manifestazione. Quest'anno lei ha fatto un interessantissimo evento dove ha partecipato, è stato quello il convegno di Copertino per quanto riguarda l'agenda per il lavoro. Ho scelto una vita ovviamente, però ha scelto una location veramente eccezionale, il castello insomma è stato veramente, ha colpito tutti, non solo per la bellezza del castello ma anche insomma per le rappresentanze regionali e nazionali che ha portato all'interno di questo convegno. Agenda per il lavoro, cerchiamo meraviglioso, un piano straordinario può essere realizzato se effettivamente, come lei diceva durante il convegno, ci si può sviluppare, no? Unendo quelli che sono i disoccupati, la formazione, il mondo del lavoro e tutte le categorie che io durante quel convegno ho visto che hanno intrapreso questo arduo e difficoltoso cammino per la realizzazione di questa agenda. Quindi io la domanda, lo sa, io provengo dalla formazione, quindi mi soffermerei su quello, sulla formazione e sulle politiche attive del lavoro. Come lei, assessore, vede, come la vede proiettata questa agenda del lavoro, anche perché durerà una programmazione dal 2021 al 2027, quindi quali benefici potrà portare l'istituzione dell'agenda del lavoro per tantissimi giovani in cerca di lavoro, tantissimi disoccupati, tantissimi agenti che sono anche qui presenti, che comunque appoggerebbero, no, tutta la loro attività all'interno di questa agenda del lavoro? Sì, grazie intanto per l'invito, grazie questa tua fattiva attività sul territorio provinciale, non so. Allora, diciamo che io ormai da un po' di anni affronto le stesse tematiche, gli stessi temi, e devo dire quando sono stato rieletto e quindi con il presidente Vigliano si è discusso ovviamente di idee. Scuola, istruzione e formazione, istruzione
sanità, insomma, e benessere sono secondo me le due questioni più importanti. Se ne parla sempre, se ne parla anche perché il Covid, insomma, ci ha insegnato alcune cose, ma al di là della sanità, diciamo che la sfida è una sfida importante. Io vorrei, diciamo, fare una premessa di carattere generale prima e poi passare alla tua domanda. PNRR. L'Italia non è che sia stata più brava di altre nazioni ad avere più risorse dell'Europa. Ha ottenuto più risorse perché l'Italia doveva e deve attuare queste riforme strutturali che ancora non riesce a fare. La riforma della pubblica amministrazione è fondamentale. Se noi non riusciamo a fare questo in tempi brevissimi, e penso che non riusciremo a farlo, io non credo che il PNRR sarà efficace come strumento, che le risorse riusciremo a spenderle. Noi abbiamo, come tutti sapranno, i fondi europei sono suddivisi in target. Abbiamo 526 target da raggiungere entro, diciamo, il 2026, entro il 31 dicembre 2021 dovremmo raggiungere 56, ne abbiamo raggiunti 13. Io poi non so che cosa vuol dire raggiungere, perché noi non abbiamo idea, diciamo ancora oggi, di che cosa è realmente il PNRR. Se io dovessi parlare con i comuni, con gli amministratori che stanno qui quest'oggi in sala, e dicessi loro che cosa avete ottenuto dal PNRR, cosa avete fatto per il PNRR, io penso che direbbero nulla. Allora, noi siamo tanto in ritardo netto, e siamo in ritardo netto anche perché non abbiamo la possibilità, come dire, di intercettare o di progettare, di programmare, perché non abbiamo le risorse umane che riescono a fare, a parte qualche comune che magari si è attrezzato in tempo, si era già attrezzato perché ha fatto scelte, diciamo, oculate, scelte di prospettiva, ma fondamentalmente i comuni non sono attrezzati. Io per esempio cito un esempio. Io, come delego anche l'edilizia scolastica, ci sono comuni a cui abbiamo dato risorse importanti, importanti, milioni di euro, che ancora non sono partiti in bandi. E queste risorse le ho date 3 anni fa, 2 anni fa, 3 anni fa, perché noi abbiamo usato anche il piano di edilizia scolastica che viene gestito dalle regioni. Quindi io sono molto preoccupato ed ecco perché io penso che occorre davvero essere molto, tanto collaborativi, cioè le varie istituzioni locali, regionali, nazionali, europee devono davvero in questo momento, utilizzo l'espressione, ma giusto io sono poi un docente, siccome insegno matematica, ogni tanto i ragazzi devono fare degli esempi, devo estremizzare le regioni che altrimenti non ti seguono, no? Io dico che occorrerebbe depositare l'ascia di guerra, tra virgolette, in questo periodo, in questo momento, e dovremmo, diciamo, davvero collaborare tutti quanti, a prescindere dai colori, a prescindere da tutto, perché solo in questo, e cercare di aiutare, diciamo, chi magari ha difficoltà. Uno dei miei obiettivi che in questo momento sto cercando in qualche modo di portare avanti è quello, per esempio, di ridurre i divari. Quando parlo di ridurre i divari intendo ridurre i divari sociali, i divari economici, i divari digitali, perché senza la riduzione di questi divari, senza la riduzione dei divari territoriali, è chiaro che non si riuscirà ad andare da nessuna parte. Io sono sempre molto fiducioso e ottimista, la vita mi ha insegnato questo, e penso che altre occasioni ce ne saranno, non è l'ultima occasione, le occasioni ci saranno, però questa è un'occasione fondamentale, importante, è un po' come il piano Marshall, non si dice qualcuno. È ovvio che dopo il piano Marshall ci sono state tante altre opportunità, non è stata l'ultima, però in questo è un momento importante, ed è un momento importante perché noi dovremmo cercare di costruire un progetto e di avere una visione che deve essere una visione, attenzione, io parlo di visione perché è quella che dobbiamo avere. Noi dobbiamo avere una visione comune, non il pensiero unico, a me il pensiero unico non è mai piaciuto, no? Ma una visione che tutti quanti dovremmo, ognuno, diciamo, ha i suoi obiettivi, ha le sue competenze, però, diciamo, la visione deve essere
efficacia. Questo per esempio sono le politiche attive del lavoro, che entro nella domanda. Politiche attive del lavoro però che non possono essere quelle che sono state fatte fino ad oggi, cioè quelle di formare per i formatori, così si diceva qualche tempo fa, no? Cioè il problema della formazione, che molto spesso diciamo è una formazione fine a se stessa, e chiaramente non è connessa, non è curvata verso il mondo del lavoro. Quindi quando si procede diciamo con le politiche attive del lavoro, è chiaro che le politiche attive del lavoro devono essere, come dire, diciamo, devono essere aderenti alle istanze o davvero connesse con le istanze del mondo delle imprese. Ed è chiaro che le responsabilità non sono tutte della formazione, ma anche l'impresa che in qualche modo dovrebbe collegarsi, dovrebbe diciamo ragionare. Allora io dico sempre anche agli enti di formazione professionale, per esempio, non è solo l'ente, ma anche la scuola, ma anche l'università, ma anche l'ITS, i progetti che vengono presentati devono essere progetti chiaramente che devono essere diciamo tratti dal territorio, cioè il territorio che deve indicare quali sono i progetti diciamo così da finanziare. Ed è chiaro però che la regione deve essere, deve fare la regia, perché qualcuno deve comunque essere il regista, perché altrimenti non si può assolutamente pensare di ottenere diciamo vantaggi da una misura. Quindi le politiche attive del lavoro servono ovviamente per formare, servono per entrare nel mondo del lavoro, servono per rimanere nel mondo del lavoro, quindi occorre fare formazione continua sicuramente. Ed è chiaro che i nostri territori pugliesi hanno anche attitudini diverse che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione. Oggi c'è la possibilità, diciamo così, attraverso anche l'ITS, la Puglia, diciamo il modello per l'ITS d'Italia. Io ho investito 50 milioni di euro negli ultimi 5 anni, quindi più di tutte le altre regioni d'Europa, e il placement di questi ITS è un placement altissimo, addirittura si arriva all'80-90% di inserimento nel mondo del lavoro. Poi occorre rimanere nel mondo del lavoro, questa è un'altra storia. E quindi occorre chiaramente anche il monitoraggio delle azioni che vengono messe in campo, perché molto spesso quello che succede è che si lanciano le proposte, si lanciano le idee, si lanciano le misure e poi vengono lasciate a loro stesse. Questo non va bene, perché in economia esiste l'analisi degli scostamenti, cioè cercare di costruire anche percorsi per orientare ma anche per riorientare le risorse, no? Perché oggi il mondo è molto dinamico, molto veloce. Questo diciamo è una parte del problema. L'altro problema è il mismatch tra domande e offerte del lavoro. L'altro problema è molto serio. Noi in Italia non esiste un luogo dove come dire, c'è la possibilità di come dire, offrire e dare lavoro. È un po' diciamo così, no? Qui c'è il mio amico Massimo Cassano, il dottore Cassano, l'onorevole Cassano, che chiaramente ha una responsabilità enorme, importante, che è quella dei centri per l'impiego. I centri per l'impiego che stiamo potenziando sia in termini di personale, sia in termini di tecnologia, ma anche in termini di struttura, dovrebbero essere questo luogo, no? Ovviamente non basta più questo luogo, occorre anche costruire diciamo, meccanismi tecnologici importanti, perché i nostri ragazzi, i nostri NIT, diciamo, molto spesso non si recano neanche, voi sapete che c'è una misura europea, Andrea, quella di garanzia giovani, dove i nostri ragazzi non si recano neanche più nei centri per l'impiego, perché vogliono, come dire, essere diciamo, presi quasi da casa, ascoltati e quindi andare alla ricerca di queste persone. Sono tantissime, un po' come i vaccini, cioè, sono sacche importanti di non vaccinati che chiaramente noi dobbiamo di andare alla ricerca di queste persone. Perché? Perché probabilmente la tecnologia negli ultimi anni, diciamo i software, perché questi sono dei dati, no? Che noi, delle piattaforme che noi dovremmo avere, non siamo riusciti negli ultimi anni a fare un'evoluzione e quindi a raccordare nomi e cognomi o numeri con le persone. Quindi questo è un altro problema molto serio, perché voi sapete,
avvicinami questo tuo contatto, così poi magari parlo io. Beh, questo parlamentare, non riusciva a girarmi in questo contatto sulla mia, sul mio cellulare, no? Allora, veramente, potete immaginare che questo è, come posso dire, l'azione mentale che limita l'azione, no? Non c'è niente da fare. Qualcuno dice, sì, ma però la tecnologia, stiamo esagerando con la tecnologia, no, ma così è, cioè, purtroppo non ci sono. Voi sapete che oggi noi abbiamo fatto un intervento assolutamente straordinario in provincia di Lecce con un corso della medicina tecnologica, cioè che curva anche verso l'ingegneria. Perché? Perché indubbiamente fra 10 anni, fra 20 anni, la telemedicina e la tecnologia che sarà, diciamo, prevalente rispetto al chirurgo che sino a questo momento operava a cielo aperto, diciamo, no? Quindi questi temi, apparentemente, diciamo, potrebbe qualcuno dire, ma stai andando fuori tema, questi sono i temi che noi dobbiamo affrontare. Quindi che cosa vuol dire chiudere il mio intervento? Altrimenti parlo, io sono appassionato della formazione e dell'istruzione in generale. Noi dobbiamo dare ai nostri, non voglio dire giovani più, perché, come posso dire, secondo me questa storia dei giovani, chi è giovane? Chi ha 25 anni, va bene, chi ne ha 35 è giovane, io penso di sì. Io penso anche 40, no? Anche 40, l'onorevole Poli non so se è d'accordo, cioè, vuol dire, io penso che i giovani, insomma, è una voce. Cioè a prescindere dal piano, cioè a prescindere, non lo consideriamo.
investire, non spendere, investire tutte queste risorse, necessariamente devono essere due cose. Andrea, io ti richiedo di nuovo, faccio un nome a tuo nome. C'è un po' di burocrazia in più rispetto ai fondi europei, cioè obiettivamente quando si investono fondi di bilancio è tutto molto più semplice. Quando dobbiamo invece investire in fondi con i fondi europei, tutto diventa un po' più lento, ma questo perché sono delle procedure, ma anche perché noi probabilmente non abbiamo l'adeguata competenza e professionalità ad affrontare in maniera veloce, diciamo così, queste attività. Però diciamo, è importante produrre misure, come dire, che hanno un impatto ovviamente importante sul territorio, ma soprattutto misure che non scoraggino chi poi va alla ricerca delle risorse, perché molto spesso succede che qualcuno ci riduce anche alle risorse, perché è troppo lunga l'attività, diciamo, di ascolto, l'attività di risoluzione della misura o comunque di stanza positiva o negativa. Quindi questo dobbiamo fare. Io penso che ci sono tutte le condizioni, adesso c'è un'altra misura che parleremo tra poco, che è GO, è una misura nazionale, anche questa è importante, e che quindi attraverso i centri per l'impiego, attraverso la nostra app, diciamo, porteremo avanti, diciamo, attività importanti sia di formazione ma anche di inserimento nel lavoro. Insomma, la sfida è davvero entusiasmante e io vorrei che insieme diciamo, portassimo avanti tutte queste istanze e riuscissimo insieme davvero a raggiungere gli obiettivi che sono quelli soprattutto del ridurre i divari, perché non ci dobbiamo mai scordare degli ultimi. Io ho anche la delega al diritto allo studio, per me va benissimo, diciamo, dare spazio alla meritocrazia. Io sono per la meritocrazia, sono per le persone, diciamo, che davvero hanno studiato, le persone capaci, però non ci dobbiamo mai scordare per chi non ha la possibilità di studiare, per chi, diciamo, resta indietro, perché noi dobbiamo andare avanti tutti insieme. Un po' di esperienza l'abbiamo fatta in questo settore, soprattutto
soprattutto della, della macchina istituzionale di questo paese, che è una macchina importante, una macchina che diciamo, purtroppo ha molta burocrazia e tante volte anche i finanziamenti che abbiamo a disposizione, pur essendo finanziamenti importanti, devono essere accompagnati da una buona volontà da parte degli uomini che poi fanno la fortuna di questo paese. Io per esperienza dico, Alba Puglia è nata grazie diciamo, alla nostra capacità, quello dell'assessore Leo e del presidente della regione, quindi devo essere sincero, la collaborazione che abbiamo avuto nel nostro settore, nel settore del lavoro, è stata diciamo, forse un'anomalia nel mondo delle istituzioni, perché tante volte anche gli imprenditori stessi, pur avendo a disposizione le risorse, poi quando devi andare a prendere e spendere, là si complicano un po' le cose, un po' come diciamo, i finanziamenti sul 110, sul 50%, cioè sono cose bellissime ma tante volte difficili da attuare. Ecco, l'esperienza nostra, quella del mondo del lavoro, devo essere sincero, è stata un'esperienza positiva. Noi abbiamo avuto, l'assessore ha voluto fortemente le risorse con il piano di potenziamento e questa regione ha dato una dimostrazione che quando c'è collaborazione e c'è anche professionalità, le cose si possono fare. Noi nel giro di pochissimo tempo abbiamo messo in piedi una macchina importante, una macchina che ha messo a disposizione dei cittadini di questa regione non solo qualche migliaia, circa 1200 posti di lavoro e degli investimenti importanti sui vari settori, sulla tecnologia, sull'informatica, sulle infrastrutture, sul mobilio, su tanti aspetti. Questo è stato chiaramente un lavoro durissimo, un lavoro difficile e lo abbiamo fatto insieme con la collaborazione, ma abbiamo dovuto superare ostacoli quasi impossibili. Inizialmente pensavamo veramente che fossero ostacoli impossibili e grazie a questa collaborazione stiamo riuscendo a spendere circa 190 milioni di euro, che sono somme importanti. Lo stiamo facendo con la collaborazione, ripeto, con la macchina burocratica di questa regione, attraverso diciamo, l'assessore, ma anche attraverso la collaborazione di chi in questo settore dei centri per l'impiego ha svolto un ruolo, quindi i collaboratori dei centri per l'impiego. La dimostrazione di tutto questo è il fatto che abbiamo avuto successo in quello che abbiamo fatto in questi anni, lo dimostra un episodio che è accaduto qualche giorno fa. Noi abbiamo sottoscritto i primi 150 contratti di assunzione, delle assunzioni che abbiamo fatto. Di 150 contratti, circa 30 ragazzi sono appartengono all'agenzia interinale che in questi mesi ha collaborato con noi per mettere in piedi questa macchina. Tutti i ragazzi come dire, che sono stati selezionati benissimo, devo essere sincero, dall'agenzia interinale, e quindi 30 ragazzi su 150 sono ragazzi che nei centri per l'impiego hanno svolto un ruolo, lo hanno svolto con i nostri collaboratori, con la formazione che abbiamo messo in campo, con la formazione e con la collaborazione delle università. E oltre a questi 30 ragazzi dei centri per l'impiego, altri 30 sono ex navigatori che anche loro, diciamo, mandati, devo essere sincero, un po' allo sbaraglio, perché voglio dire, si fanno assunzioni a tempo determinato, poi si lascia così, noi ci siamo ritrovati come centri per l'impiego ad avere in casa dei ragazzi, dei navigator che non sapevano cosa fare. Allora,
all'esterno, insomma, non so qual è il risultato che hanno dato, credo che qualche risultato l'hanno portato, ma vi assicuro che stando all'interno, con i nostri collaboratori, con la nostra classe dirigente, altri 30 navigator sono stati assunti. Quindi la formazione che abbiamo fatto all'interno del centro dell'impiego è servita ad assumere circa 60 persone su 150 e quindi un risultato importante quello del lavoro che abbiamo fatto. Ora, io la preghiera che farei un po' a chi deve svolgere un ruolo su questi finanziamenti che diciamo stanno arrivando, quello di facilitare l'accesso ai finanziamenti, quello di fare uno studio serio, quello di convocare i protagonisti della vita non solo istituzionale ma anche economica in questo paese, perché i soldi vanno spesi bene, è un'occasione unica, diceva prima l'assessore, dopo il piano Marshall credo che sia, come dire, il momento più importante sotto l'aspetto economico-sociale di questa della nostra comunità e dell'Europa. Spenderli bene e facilitare, diciamo, attraverso una legge che credo sia stata messa in campo, ma spero che nell'attuare questa legge sia tutto facile, di spendere queste risorse con una certa facilità e di farlo attraverso, come dire, progetti essenziali nella struttura di questo paese, perché ogni regione, ogni parte di questa nazione ha delle caratteristiche diverse. Noi al sud abbiamo dimostrato nell'ultimo periodo, soprattutto in Puglia, di dare risultati importanti, di dimostrare di essere capaci sotto tanti aspetti. Siamo diventati il centro dell'attenzione sotto i settori importanti economici in questo paese, soprattutto nel turismo, ma anche, diciamo, abbiamo dimostrato di avere dei medici, degli infermieri, del personale della sanità che ha dimostrato probabilmente di essere quello più preparato in Italia, e abbiamo dato i nostri risultati. Ora, questa è quella, l'unica preoccupazione che ho è quella di, se dovessi dire qualcosa a questo governo, se dovessi considerare qualcosa, di cercare di facilitare la spesa di queste risorse, che sono tante, che sono importanti, ma che vanno selezionate attraverso, come dire, una cabina di regia economico, sociale e istituzionale, perché ogni territorio ha bisogno di qualcosa, e non è vero che in ogni settore e in tutta questa, nel nostro paese ci sono, come dire, esigenze minime. No, mancano le infrastrutture, soprattutto da noi servono le infrastrutture, questo è un dato essenziale. Non è possibile, come dire, non avere ancora le autostrade che collegano Lecce a Roma, non è possibile avere ancora questo sistema di trasporto che ci penalizza tantissimo, noi siamo lontanissimi dal centro del paese. Quindi io credo che soprattutto da noi qui bisogna puntare sulle infrastrutture, che credo sia un elemento essenziale. Il resto noi lo sappiamo fare, lo abbiamo dimostrato in tutto, siamo bravissimi, non abbiamo bisogno di insegnare, abbiamo bisogno solo di essere facilitati in questa spesa. Quindi l'esperienza di Alba è un'esperienza importante. Siamo usciti con l'aiuto, come dire, dell'assessore, con l'aiuto, devo essere sincero, del presidente della regione e dei collaboratori, a creare in pochissimo tempo un'agenzia che credo sia diventata la più importante, la più grande, e che può dare un contributo importante in questo senso. Grazie.
ringraziamenti sono super, naturalmente io ho avuto modo di apprezzare quello che fate negli anni e ho avuto modo di apprezzare anche Francesca ultimamente quando a Bari qualche giorno addietro abbiamo tenuto un interessante convegno anche noi, insomma, Levante 5.0, perché siamo partiti dal presupposto che la Puglia e l'Italia non sono un soggetto a sé stante, ma sono anzi una piattaforma strategica all'interno dell'area del Mediterraneo e che quindi anche queste risorse dovranno essere utilizzate per fare in modo che ci siano dei rapporti più proficui, non solo di carattere commerciale, ma anche di carattere culturale, che è molto importante, con tutto quanto il resto dell'area del Mediterraneo. E voglio dire anche con soddisfazione, ho colto un passaggio del professore Leone, diciamo, mettiamoci tutti insieme. Assessore, noi l'abbiamo fatto alla fine di questo convegno, quando io ho chiesto ai partecipanti che venivano da diversi luoghi, da diverse parti d'Italia, con diverse professionalità differenti, ciascuno per la sua parte, devo dire che ciascuno, Francesca mi guarda, è stato molto preciso rispetto alle tematiche che affrontava, chi era in cultura, chi era il lavoro, chi era rapporto con l'area mediterranea. Bene, sono stati tutti disponibili a mettersi insieme, siamo tutti di aree politiche differenti, differenti, veramente eravamo tutti di aree politiche differenti, perché a me interessa personalmente la professionalità, il merito, la conoscenza, la disponibilità al dialogo e al confronto per poter poi fare sintesi dopo il confronto. E noi manderemo, dico domani non perché oggi mi è data l'occasione, ma soltanto perché le ultime risposte le ho avute ieri sera positive, questo gruppo che è di una ventina di persone si mette a disposizione della Regione Puglia gratuitamente, sottolineo, per essere utili, se possiamo essere utili, e per aiutare, per esempio, gli enti locali con degli staff di progettazione e di rendicontazione, perché credo che questo sia essenziale per gli enti locali e fondamentale. Noi abbiamo delle ZES, delle zone economicamente speciali che dobbiamo affrontare anche, ma abbiamo avuto diversi dialoghi anche per affrontare questo tema. E anche nella nostra Puglia dobbiamo avere anche delle capacità, la capacità di sapere progettare. Anch'io ho fatto l'esperienza europea, come stava facendo l'amico Caroppo, e so perfettamente quanto sia fiscale, tra virgolette, l'Europa nel momento in cui dà il denaro, ma pretende, e giustamente secondo me, che quel denaro sia speso bene, sia speso nei tempi dovuti e soprattutto non sia speso inutilmente, come ahimè è stato fatto soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, con una serie di pulviscoli, di progetti a pioggia che poi non hanno lasciato niente sul territorio. Perché l'Unione Europea, dentro i soldoni, dice: io ti do il denaro, tu hai un buon progetto, se il progetto è veramente valido, quando finisce quel denaro per realizzare il progetto può camminare con le sue gambe e quindi può dare lavoro nel tempo. Io sintetizzo brutalmente così, ma credo che sia più efficace forse nel comprendere tutti quanti noi. Allora, Francesca, ti ho toccato il punto dolens della situazione, che è quello degli enti locali. Io ne toccherei anche un altro, che non è ancora emerso qui, ma che penso che sia di conoscenza comune. Il fatto che, siccome l'Unione Europea ci ha dato questo denaro da spendere entro il 31 dicembre del 2026, non solo, ma all'interno di questo range ci ha fatto anche un cronogramma preciso di obiettivi anno per anno, il che significa che se non spendiamo quel denaro, il denaro ritorna indietro. Allora, per farcelo spendere, che cosa si sta facendo? I denari del PNRR per il nostro Mezzogiorno sono sostitutivi rispetto al 40% di somme che il Mezzogiorno ordinariamente dovrebbe avere dal bilancio
passato. Per esempio, a Lecce, lo dico per fare proprio un esempio concreto, a Lecce già c'erano stati, almeno sulla carta, il finanziamento per un ex senatore galateo, 15 milioni, altri 15 milioni di euro per Rovinone, la zona di San Pio, per costruire 70 alloggi per fare delle infrastrutture. Bene, sono fondi che sono stati sostituiti con i fondi del PNRR. Allora noi, se non siamo capaci di affrontare questa situazione che è veramente importante e unica in questo periodo, non solo non spenderemo i fondi comunitari, ma perderemo anche i fondi nazionali, che sarà veramente una sciagura per noi. Io di concerto con un consigliere regionale, con il consigliere De Blasi, ho chiesto, è stata presentata una mozione in regione, perché ci si impegni, ciascuno per la sua parte, i sindaci, che rappresentiamo anche nei comuni, abbiamo presentato la legge, i sindaci attraverso ANCI e attraverso la conferenza Stato, Regioni, autonomie locali, le regioni attraverso la conferenza delle regioni, che si impegnino a sostenere presso il governo nazionale che questo 40% di somme che tocca, che spetta di fatto al Mezzogiorno d'Italia, non sia sparso su tutto quanto il resto del territorio nazionale, ma sia mantenuto, potevo dire cristallizzato, sia tenuto da parte, sia comunque finalizzato ad alcune cose e in primo luogo a consentire alle amministrazioni locali che possano dotarsi del personale giusto per progettare e per rendicontare, perché la cosa più difficile, è difficile fare progetti, ma è ancora più difficile l'Unione Europea rendicontare, perché sono particolarmente fiscali, perché giustamente guardano con esattezza tutte quante le spese per capire se e come sono state fatte nella maniera più giusta, e ahimè non sempre abbiamo fatto delle cose giuste. E ora già 50 miliardi, da quello che dicono i tecnici del Parlamento, è uscito sull'Espresso, quindi dico cose note, ma già 50 miliardi sono praticamente sostitutivi di fondi che si dovrebbero avere. E allora su questo io credo che ci dovrebbe essere veramente un impegno comune di tutte quante le istituzioni per fare in modo che il Mezzogiorno non sia ulteriormente penalizzato. In fin dei conti noi abbiamo avuto delle somme, ed abbiamo ancora delle somme dell'Unione Europea, per le cosiddette politiche di coesione, e noi una politica di coesione in Italia fino a questo momento sinceramente non l'abbiamo fatta. Anzi, vorrei dire, senza esagerazione penso, che laddove dovessimo non saper utilizzare bene questi canali, creeremo una frattura, un gap ancora maggiore fra nord e sud d'Italia, perché su che cosa si fissa soprattutto l'interesse del PNRR? È stato già detto sulla transizione ecologica, ma anche sulla transizione digitale, e la transizione digitale è importantissima per le cose che già, per gli esempi concreti che già avete fatto in precedenza, e anche per la mancanza, come già è stato rilevato, di figure professionali che possano agire all'interno della transizione digitale, possano consentire di rendere concreta questa transizione. E hanno detto che mancano, per esempio, dati di analyst, data analyst, che sono delle figure assolutamente importanti anche e innovative. E il tema della formazione, che più volte vi posso, gli interventi che avete fatto, dal turismo, come lei diceva, che prevede non soltanto, secondo me, delle nuove figure professionali più specializzate, perché il turismo già poi parla di veramente sfaccettature incredibili, ma io ritengo, e questo è un fatto degli enti locali, che sia anche carente di programmazione. Se io devo venire dall'America a Lecce, io devo sapere se nel mese di gennaio c'è, per esempio, il mese della lirica, e allora mi va di venire dall'America per ascoltare, perché sono melomane, mi piace ascoltare la lirica, oppure se, per esempio, nel periodo di primavera e di autunno
flussi di turismo esperienziale che attraversano larga parte del Mezzogiorno d'Italia. Ma se non c'è la programmazione e non c'è neanche la possibilità di far conoscere che tipo di programmazione c'è sui territori, è chiaro che qui viene un turismo odi e fuggi che non serve assolutamente per creare economia sul territorio. Il tema della formazione quindi diventa un tema fondamentale perché deve collegare la formazione alle possibilità di lavoro nei nuovi lavori che la transizione ecologica, la transizione digitale impongono. Ecco, io penso che gli enti locali in questo momento si trovino in grande difficoltà, in veramente in grande difficoltà. Pensate al Comune di Lecce che nonostante predissesto, anche se ancora la Corte di Conti non l'ha conosciuto, però c'è sta di fatto che è uno stato di predissesto e che quindi non può assumere, non può prendere delle figure professionali. In quella mozione noi chiediamo non soltanto che si tengano sempre riservati quei soldi, quel 40% per il Mezzogiorno, ma che possano consentire agli enti locali di assumere figure altamente professionalizzate anche con contratti a termine fino alla fine del 2026, oppure se non abbiamo deciderato di utilizzare anche lì la formula dell'NP2 o l'NP3 per la rendicontazione, quello che sarà successivamente e che insomma, si potrà fare, però questo sarà molto importante perché darà non un'occasione di lavoro, perché costituirà un sostegno agli enti locali. Se io dovessi chiedere qui ai sindaci, agli assessori, ai consiglieri comunali presenti, voi avete all'interno del comune e nel vostro dipartimento per le politiche dell'Unione Europea, non credo, a legge dovevamo, ma purtroppo l'hanno smantellato e questo veramente è stato un disastro, perché oltretutto era un gruppo che aveva acquisito delle notevoli professionalità e non ci ha permesso di conoscere, per sapere come si fa a relazionarsi con l'utilizzo dei fondi comunitari. Ecco, quindi io non vi voglio leggere le criticità che sono state emesse sull'espresso, perché se no ci scoraggiamo e noi non ci dobbiamo scoraggiare, anzi dobbiamo capire che tutte quelle belle professionalità che noi abbiamo sul nostro territorio e che purtroppo fino a questo momento non hanno trovato il modo per esprimersi, perché noi gli abbiamo dato la via per esprimersi, il percorso per potersi esprimere, e quelli ce li possiamo tenere qui e utilizzarli per fare veramente rinascere la nostra Puglia, perché ci sono tutte quante le opportunità, c'è il denaro, ci sono gli strumenti, dobbiamo farci un parco progetti per evitare che per spendere il denaro dobbiamo utilizzare dei progetti che avevamo da 20 anni nel cassetto e che non sapevamo come poter utilizzare in qualche modo. Allora facciamoci un parco progetti che sia anche più attuale, più legato a quelli che sono gli obiettivi ben precisi che sono scritti nel documento del PNRR, e quindi su quello facciamo i progetti, sui progetti creiamo le figure professionali, formiamo le figure professionali, diamo possibilità di lavoro temporaneo o meno, ma comunque possibilità di lavoro, e certamente alla fine di quel lavoro anche temporaneo queste persone che si saranno formate altamente potranno successivamente. Ecco, io in questo schema penso davvero che dobbiamo stare tutti insieme. Ecco, al di là delle parti politiche, poi quando ci saranno le elezioni, magari uno sceglierà che cosa dovrà fare, la sua strada, litigherà con l'altro con il quale ha collaborato fino a quel momento, farà sopraccino al cedrino della politica, ma lo mettiamo da parte in questo momento perché adesso dobbiamo stare veramente tutti quanti insieme. Maria Luisa Tramacere, che
più ampia, quindi parlare di come effettivamente l'Europa, come stanno arrivando un po' queste risorse sul nostro territorio, come siamo pronti proprio a spenderle, no? Mi rendo conto che passiamo, come diceva l'assessore, ma parlava di interlocutori prima, insomma stiamo passando da diversi temi, no? Quindi dall'innovazione, insomma la digitalizzazione, sì. Siamo basta. Grazie, saluto innanzitutto, un ringraziamento agli organizzatori dell'evento, ma una cosa si ripete nel corso degli anni, è evidente che sia una cosa che funziona, è una cosa che si pone il mio microfono, no? Ok. E quindi significa che le edizioni passate hanno generato il giusto dibattito e soprattutto sono proficue sia per gli interlocutori ma soprattutto per chi è presente. E la saluto a tutti rappresentanti e tavolo che sono già intervenuti, tengo questo un attimo, scusa Lorenzo, i telefonini, Francesca, i telefonini, non avvicinate i microfoni, vado? Sì, eccoci qua. E quindi saluto tutti che hanno, tutti gli intervenuti che hanno dato davvero tanti spunti interessanti. Allora, in due parole, ma proprio due parole alla fine, che cos'è Francesco e PNR? È un contratto, di fatto, non ha le formule classiche, ma un contratto tra l'Europa e gli Stati membri, in questo caso l'Italia, in cui l'Europa ci dà soldi, in parte ce li regala, in parte ci presta. Questo teniamo sempre a mente, cioè ci stiamo caricando ulteriore debito, quindi una parte sono a fondo perduto, una parte sono prestiti che noi nel corso degli anni dovremmo restituire. Ce li dà in cambio di riforme. E sono sempre le solite riforme che l'Europa ci chiede in tanti anni. Che un po' in Italia per tanti anni era diventato quasi stucchevole questo ritornello delle riforme, ma se le riforme, una delle tante riforme ci chiamo l'Europa, è quella della concorrenza, faccio sempre. Se la concorrenza significa aprire il mercato e consentire alle piccole imprese di competere con le più grandi, io credo che sia un valore, un tema da correre, da inseguire. Quindi non sono cose che ci chiedono in maniera caotica, spotica, che ci obbligano a fare. Sono dei requisiti su cui spesso l'Italia è stata inadempiente su tanti raggiungimenti di obiettivi, a cui l'Europa finalmente oggi ci chiede di portarci a livello stesso. Allora io voglio essere chiaro su una cosa e dare una visione ottimistica e rappresentare invece quello che è il mio più grande dubbio, la mia più grande preoccupazione. Però io non sono pessimista sul fatto che la Puglia, il Sud in generale, ma parliamo della Puglia in modo particolare, non sono preoccupato che la Puglia sia in grado di impegnare e di spendere le risorse, nel senso che la Puglia, a differenza, e questo va sottolineato, è un unicum, una cosa positiva della nostra regione, da decenni ormai la Puglia come articolazione regionale in tutte le sue articolazioni, quindi anche i comuni, ha la capacità di impegnare le risorse e di spenderle e di rendicontarle. Quindi io non sono preoccupato, l'unico cattivo esempio della Puglia nel corso degli ultimi 30 anni, da quando c'è un sistema degli ultimi europei, l'unico cattivo esempio è quello del PSR attualmente in corso, che si sta completando, e anche su quello, nonostante le nostre inadempienze, quindi il fatto che non siamo riusciti per una serie di motivi, come oggi do il luogo per cui discuterne, nonostante questo, la cattiva Europa, noi da due anni che siamo inadempienti sul PSR, la cattiva Europa ci ha ridato la possibilità di impegnare, e noi alla fine i fondi del PSR non li restituiamo, saremo in grado di impegnarli per i nostri produttori. Che cosa avremmo mancato? Cioè che un investimento del PSR fatto 4 anni fa, 3 anni fa, pre-pandemia, potete immaginare che valore aggiunto sarebbe stato per i nostri produttori. Realizzato in fretta e furia, a distanza di 4 anni, dopo la pandemia, con una condizione completamente diversa, è un'occasione persa. Quindi noi, tecnicamente, formalmente, i fondi li abbiamo alla fine spesi, li spenderemo, ma come li abbiamo spesi? Li abbiamo spesi male. Allora, io come vi dicevo in premessa, quindi non sono preoccupato
sì, abbiamo tante difficoltà, le amministrazioni locali, con tanti sindaci e amministratori qui presenti, hanno enorme difficoltà nel fare l'ordinario e provare a fare uno sforzo straordinario per questo. Ma loro, con tutte le difficoltà, ce l'hanno sempre fatta. Il livello dei nostri amministratori comunali negli ultimi decenni è cresciuto in termini di capacità e competenze in maniera spaventosa. Cioè loro oggi sono davvero capaci di non solo programmare, ma di gestire attraverso i tecnici, attraverso i funzionari pubblici. Quindi il fatto di differenziarci dal nord e dire che non abbiamo le competenze non è vero. Io su questo dico, noi ce l'abbiamo le competenze, certo. Se il Ministero della Funzione Pubblica ci aiuta ad avere personale che ci fa progettare e spendere e rimontare tanti chiaramente. E quindi vengo invece alla mia più grande preoccupazione. Ciò che manca, se la Puglia, se il Sud Italia, che era una regione indietro, quindi è l'obiettivo 1 al pari delle regioni periferiche della Polonia, delle regioni periferiche della Bulgaria, delle regioni periferiche della Grecia, delle regioni periferiche dell'Irlanda, tutte periferie d'Europa, perché chi è distante dal centro è sempre penalizzato. Se quelle regioni, con l'utilizzo dei fondi europei, sono riusciti a colmare negli ultimi 20 anni il divario rispetto ai motori dell'Europa, oggi il Sud Italia, Puglia compresa purtroppo, perché questo negli ultimi 20 anni il dato che secondo me dobbiamo tenere a mente è questo, che noi che eravamo considerati a un certo punto, se possiamo, la regione che si stava staccando, la regione Puglia si stava staccando da quello che era il contesto verso il basso delle altre regioni del sud, oggi purtroppo al di là di tante notizie belle che vediamo, di tante vetrine sui siti pubblicizzati e sui siti turistici più importanti del mondo, oggi le nostre condizioni fondamentali che il segretario richiamava, proprio su me richiamava, di tasso di disoccupazione, tasso di occupazione, tasso di disoccupazione giovanile, capacità, numero di laureati, purtroppo non è diverso rispetto alle condizioni della Sicilia, della Campania, della Calabria. Sono in una condizione di leggero miglioramento, cioè siamo leggermente più avanti, ma davvero leggermente. Questo nostro divario, al contrario, questo nostro passo avanti si sta riducendo. Quindi su cosa io vedo che davvero è il punto su cui quando l'assessore Leo e tutti dicono sotterriamo l'ascia di terra, io sono d'accordo, ma per fare una cosa, cioè se noi oggi non sappiamo dove andare in termini e di programmazione, e che è quello che manca, cioè noi non abbiamo una programmazione, cito un tema spinoso, ormai se dico questa parola a molti di voi verrà la nausea, ma è un tema, il tema della psinella. Se noi, Sebastiano, non abbiamo un piano di rigenerazione programmato per bene, in cui non dobbiamo imporre all'agricoltore che cosa impiantare, ma dobbiamo guidarlo. Se non ci sono le linee guida, noi saremo sempre, lasceremo i nostri imprenditori, i nostri agricoltori, li metteremo in enorme difficoltà, in cui ognuno prova a fare il meglio di sé, ma come livello di sistema conosciamo in maniera da sola. Allora, programmazione. E seconda cosa, di nuovo una cosa impopolare, scomoda, che non è di moda, ma io la penso così e negli ultimi anni mi sono ancora più convinto che questa sia la strada. Un modello di sviluppo. Il Salento, perché oggi siamo, parlo della Puglia, siamo in provincia di Lecce, parlo del Salento, il Salento deve fermarsi e ragionare se il modello di sviluppo che è intrapreso da 25 anni in questa parte è un modello di sviluppo che porta ricchezza e popolazione, o un modello di sviluppo che ha portato vetrine, lustrini, le prime pagine di giornale, ma in sostanza non ha prodotto ricchezza. Io ovviamente sono convinto, e già lo dico in premessa, di questa di questo secondo aspetto. E perché quindi, che cosa dovremmo fare? Fare quella che si chiama, in gergo tecnico, scusate la parola, si chiama analisi SWOT, cioè valutare quando noi le risorse le abbiamo impegnate, quando noi per 20 anni abbiamo inseguito un modello economico, tirare le somme e dire per 20 anni abbiamo speso 8 soldi, queste iniziative hanno generato quello che avevo in mente. Dico sempre all'amico Sebastiano, di cui davvero la stima totale e massima, non il suo assessorato, il predecessore, l'assessorato precedente, aveva fatto in Puglia un intervento importante.
importante in termini economici, vi ricorderete che si chiamava Ritorno al Futuro. Ritorno al Futuro nella parte legata ai master per i neolaureati. A distanza di anni non ci siamo mai fermati, Sebastiano, a tirare la somma e a dire le risorse che abbiamo speso tante dall'Unione Europea e dal governo in termini di ritorno al futuro. Noi abbiamo accontentato le famiglie che ci chiedevano di formare gratis, perché fare un master specializzato costa tanto, quindi noi abbiamo messo le famiglie in condizione di pagare un master ai loro figli. Tiriamo la somma, dove sono andati questi nostri figli? Bene che vada che abbiamo regalato ad altre regioni d'Italia, male che vada che abbiamo regalato ad altri stati. Allora io credo che questo, al di là della compassione, della pietà, della moda o della cosa che certe cose che dobbiamo fare, io dico che ormai non dobbiamo più fare cose che hanno la PID di essere delle cose giuste, ma che non lo sono più. E allora dico, oggi una regione geografica, un territorio di 800.000 abitanti come la provincia di Lecce, considerato come Salento più di 1 milione di abitanti, può, alla luce dei fondamentali dei dati che l'avvocato Summa ci diceva, cioè la Puglia e i dati del Salento sono ancora peggiori, cioè la Puglia cresce del più 6,5 rispetto a 2020, quando altre regioni stanno crescendo di più, ma in termini di rispetto alla pre-pandemia siamo ancora 10% in meno, nonostante abbiamo avuto due stagioni turistiche clamorose in cui non c'era uno spazio del Salento vuoto. Allora noi siamo convinti che una regione del genere, geografica, 1,5 milioni di abitanti, possa vivere con un modello basato su un modello essenzialmente turistico? Io credo che siamo fuori strada. E ne sono convinto, perché qualsiasi altro modello, vi cito un esempio, noi guardiamo a realtà, non vogliamo industrie inquinanti, non vogliamo impatto sul territorio, tutto giusto. Guardiamo per esempio alla Silicon Valley, mi sento dire che dobbiamo fare la valle dell'idrogeno. Vi dico com'è nata la Silicon Valley, cioè un esempio concreto, cioè com'è nata la più grande tecnologia, industria tecnologica che non inquina. Cioè nasce nei primi del Novecento in America, quando il governo americano decide di produrre armi, produrre industria bellica, industria di guerra, e in una landa desolata della California ci impianta un'industria bellica. Dall'industria bellica cosa fa? Dal resto del mondo e dal resto da tutti gli Stati Uniti vanno i migliori ingegneri, più capaci, più giovani, più intraprendenti, iniziano a socializzare, si sposano, fanno figli, iniziano a prendere casa, e da lì, con l'intelligenza, con il cervello, col talento, nasce l'industria che ha trasformato il mondo. Allora, se noi non torniamo alla produzione, e lo dico in un contesto in cui vedo amministratori, il territorio del Salento, per esempio, il sud Salento in particolare, ne vedo tanti nell'area bionica, che era il motore produttivo, il tessile, l'abbigliamento, il calzaturiero, la trasformazione agricola. Ma noi pensiamo davvero di poter vivere con un modello in cui si vive solo di 2 mesi all'anno e pensare che tutto possa svolgersi sulla base di una riqualificazione del territorio finalizzata al turismo? Allora io credo che se noi possiamo fare qualsiasi tipo di ragione, noi le somme le spendiamo, noi le somme siamo in grado di spendere, ma fra 10 anni, fra 5 anni, quando tireremo le somme, la regione, la provincia di Lecce e la provincia che in Puglia, nonostante abbia tutto questo vantaggio pubblicitario, tutta questa autorità, ha i fondamentali, ha i dati economici peggiori, le nostre aree interne. Noi abbiamo un'area interna ufficialmente individuata, l'area interna del Sud Salento. L'area interna del Sud Salento comprende esattamente quei comuni ionici, adriatici, che erano il motore della manifattura leccese, cravatte, calze, abbigliamento, che è morta. Noi possiamo spendere, ed è la parte sviluppata, turisticamente più sviluppata, se prendiamo i dati demografici, questi territori, questi comuni non fanno più figli e i nostri figli se ne vanno. C'è un'inversione di una tendenza demografica. Allora, se noi non fermiamo questa tendenza, dobbiamo cambiare il modello economico, dobbiamo anzi fermarci. Io non dico
dico che ho ragione io, cioè non voglio dire che ho ragione io, perché sarebbe presupposto. Io dico dobbiamo fermarci prima di programmare questa montagna di risorse che noi spenderemo, ma prima di spenderle male dobbiamo fermarci, io chiedo a tutte le, sto dicendo da tanto tempo, a tutte le istituzioni che hanno la capacità di programmazione, vi chiedo di fermarvi e riflettere negli ultimi 20-25 anni, diciamo, noi siamo in crisi dal 2008, la crisi mondiale, noi eravamo in crisi da prima del 2008, cioè noi se guardiamo i dati rispetto agli anni precedenti, noi siamo ancora, dobbiamo arrivare a quei livelli, allora io vi dico fermiamoci, l'ascia di terra l'abbiamo già sotterrata, cioè la sotterriamo, non è il momento di fare politica, fermiamoci e in maniera seria capiamo se la strada che abbiamo imboccato è quella giusta o se è necessario, dati alla mano, cambiare il corso delle cose. Io sono disponibile e credo che l'Europa questo debba fare. Quando si guardano altri modelli economici, cioè piccole regioni, regioni di 100.000 abitanti, di 50.000 abitanti, le Baleari, l'isola greca vive con un modello turistico del genere. Una regione, il Salento, di 800 e passa un milione, 1.200.000 abitanti, non può andare su questa strada. Noi stiamo sbattendo, stiamo regalando una generazione dei nostri giovani per nostra visione, per nostra miopia, li stiamo regalando ad altri territori. Allora chiedo a Francesca se questa è un'occasione in cui ho potuto seminare e mettere un segno di riflessione, e lo dico soprattutto agli amici che oggi hanno rapporti, ruoli istituzionali importanti e di cui ho grande stima, a partire da Massimo e da Sebastiano. Se possiamo, al di là di tutti gli incontri, provare a fermarci, fare questo, io credo che la Puglia sarà in condizione di fare quello che le nostre caratteristiche, altre volte il Salento stesso riprende un percorso virtuoso che da troppi anni purtroppo abbiamo avuto. Grazie. Va cambiata sicuramente, come hai detto tu, ci sono cose da fare, dobbiamo fare più attenzione.
attenzione sugli investimenti, sulle risorse che abbiamo, ma che noi non siamo diventati un modello negli ultimi anni, non lo possiamo dire. Questo credo che sia sotto gli occhi. Grazie. Grazie, senatore. Quindi a questo punto chiamerei la consigliera per l'opportunità, la consigliera provincia di Lecce, per fare un breve saluto. Ne approfitterei nel frattempo, se magari vi spostate, possiamo dare la parola alla carissima amica Filomena Tattini, come italiano, oh, per Santa Croce, assessore del comune di Taviano, e poi l'associazione AMA, avevo dimenticato, quindi con la vicepresidente Valeria Belagalli di Lecce, quindi un applauso, faccio un applauso. Ovviamente gli altri sindaci assessori, ma manco i citerò. Ci vediamo la mascherina. E grazie Francesca, io volevo ringraziare Francesca, la Fondazione Futuro, per aver organizzato questo momento di incontro, importantissimo. Io vedo fino a qui amministratori, perché sono d'accordo con l'assessore regionale, è stato evitato, arriveranno tanti fondi dal piano nazionale di ripresa e resilienza e i comuni sono ancora in una fase di stallo per una serie di problematiche dal personale che carente negli uffici, dalla formazione che carente, perché questa è una grande verità. I comuni non hanno personale, non fanno per le progettazioni, i fondi li abbiamo sempre visti e non utilizzati come avremmo potuto utilizzare. Quindi voi vi occupate di formazione, intervenite anche sulla formazione del personale amministrativo degli enti locali territoriali, perché no, possono darci anche loro una mano a progettare. Poi io vorrei ricordare un attimo l'attenzione che sono dobbiamo comunicare con il comitato di formazione femminile di quello che sta arrivando per il settore femminile, per la politica femminile, perché dal piano arriveranno tante risorse per migliorare l'occupazione femminile, incrementare l'occupazione femminile. Io vi do dei dati, purtroppo questa non è, questa è verità, perché in Puglia, ma come anche in Calabria, in Sicilia, in Basilicata, è un problema più meridionale, io non lo restringerei solo al Stato pugliese, abbiamo un tasso di occupazione che è difforme rispetto a quello nazionale, l'occupazione è ferma al 40%, in Italia al 51%, in Europa al 67%. Quindi questa opportunità noi la dobbiamo cogliere bene, dobbiamo essere in grado di presentare misure adeguate, ma soprattutto dobbiamo essere in grado, perché poi il piano, io ho letto un po', parla anche di un obiettivo importante, che è quello dell'equità salariale tra uomo e donna. Noi in Italia abbiamo un grande problema, che c'è una disparità salariale, non di uomini a parità di condizioni con la donna, ma siccome le donne sono coloro che si accolgono con i lavori di cura e quindi devono necessariamente apparirsi delle forme di flessibilità oraria lavorativa, part-time, poi ci sono tante donne che sono inattive e non cercano neanche lavoro perché hanno il problema della cura, della famiglia, degli anziani, dei minori, eccetera. Allora bisogna ben equilibrare i lavori di cura e non rilegarli solo all'universo femminile. Come si fa? Bisogna individuare le migliori strategie. Io per esempio mi sarei aspettata dal governo centrale un potenziamento ulteriore dei congedi parentali. Oggi siamo in linea con l'Unione Europea, ma non basta. Così come bisogna investire molto sulle strutture per l'infanzia e per i minori. So che il piano prevede qualcosa del genere, però secondo me è stato fatto un grande passo avanti l'altro giorno, perché nella legge di bilancio il ministro Carfagna è riuscito a far inserire i livelli essenziali di protezione, praticamente gli asili nido, il servizio di trasporto per i disabili, quindi sono tutte risorse che arriveranno già subito da questo bilancio. Quindi io sono ottimista, l'unica cosa che dobbiamo fare è dobbiamo cercare di fare più assunzioni all'interno delle amministrazioni comunali e di formare il personale totale in grado per progettare e quindi usufruire bene di queste risorse. Grazie per aver avuto. Grazie. Spero che questi incontri facciano un po' di cose. Perché uno stato, secondo me, anche di confusione, perché tutti ci aspettiamo queste grandi risorse, però non sappiamo da dove arriveranno, come arriveranno.
Buongiorno, io chiedo scusa a Francesca, sono interessato che ho fatto un appuntamento su Rancara e non ho quindi ascoltato le vostre dichiarazioni prima. Però in questo settore quindi il problema è che la consigliera che ho sentito prima ha evidenziato che sono problemi, no? I problemi grossi che sono arrivati a questo PNRR e che c'è troppa confusione. Assessore Maria Venere, quindi credo che poi in sala c'è
grazie. Perché ha un gesto, tra le altre cose che adesso riusciremo pian pianino, se mi consentite 10 minuti, abbiamo anche 5. Abbiamo anche investito moltissimo sulla formazione, come lei ben sa, perché soltanto partendo da una formazione specifica e in linea con le esigenze del mercato, si può offrire una competenza adeguata al mercato, alla domanda di lavoro delle imprese. Quindi un centro ha investito anche in questo senso. E io come onorevole Rocco sono ottimista e mi piace parlare di complementarità di risorse del Fondo Nazionale di Ripresa e Resilienza. Perché il nostro comune, Francesca lo sa benissimo, io sono da 23 anni impegnata in amministrazione, per me è una missione, al di là dei ruoli, cerco sempre di mantenere gli equilibri, al di là dei numeri e di creare squadra in sintonia per far crescere il nostro territorio, come abbiamo fatto in questi anni. Il comune di Ugento gode di ottima salute, vanta un avanzo di amministrazione di 16 milioni di euro, ha finanziamenti in corso importantissimi. Vi posso citare gli ultimi: il dragaggio del porto, 4.300.000 euro, stiamo adesso aspettando gli ultimi pareri ambientali per avviare il progetto. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 1.300.000 euro per rendere navigabili i bacini, finalmente saranno bonificati. Comunque sappiamo benissimo che la proprietà non è dell'Etna, è del consorzio di bonifica. Abbiamo investito anche in ottimi campi che riguardano lo sport, abbiamo il campione, ma non soltanto campi di parchi, campo sportivo, e a breve inaugureremo anche parchi, progetti vecchissimi, però voglio dire che stanno portando adesso grazie a fondi anche regionali e fondi europei. Però i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza comunque ci serviranno, nonostante la nostra, il nostro benessere. Perché? Perché noi abbiamo avuto in seguito alla pandemia una problematica seria, fondamentale, al di là delle filosofie, tanti parole, dei giornali, eccetera. La pandemia purtroppo ha creato delle situazioni di povertà senza precedenti, caro, carissimi tutti. Noi abbiamo avuto in quest'ultimo periodo di campagna elettorale la sofferenza di ascoltare storie di vulnerabilità e di precarietà senza precedenti. A riprova questo di quanto le iniquità caratterizzino ogni angolo del nostro tessuto sociale. Gente che prima aveva avuto la possibilità di assumere dalle 50 unità lavorative alle 150, abbiamo aziende sul territorio, io ho un'azienda di famiglia che è arrivata 50 anni fa, che gode di buona salute, ma che ha di fronte colleghi che hanno chiuso, colleghi che si sono chiusi in ritirata, cercando di salvare il salvabile, perché la pandemia ha distrutto questo, e un periodo storico senza precedenti a livello di difficoltà. E noi abbiamo di fronte una grandissima opportunità, che è quella di utilizzare queste importanti risorse, e mi piace anche mettere al corrente del fatto che ci siamo organizzati per tempo, perché noi abbiamo organizzato la macchina amministrativa già negli ultimi 5 anni, reclutando un nuovo personale, formando il personale già esistente. Ma questo non basta, perché abbiamo in animo con le nostre, con gli avanzi comunali ovviamente, senza di creare dei gruppi di funzionari, comunque di gruppi di figure professionali esterne all'ente a supporto dell'attuazione di questi progetti. Perché i soldi arriveranno direttamente al comune, ma altrettanto velocemente, per cui noi dovremmo essere in grado di rispondere con progetti esecutivi, definitivi, mirati, che abbiano un ritorno sul territorio e che sicuramente debbano dare una visibilità, una concretezza alla collettività. È inutile che stiamo lì a discutere delle chiacchiere, ma dobbiamo dare delle risposte concrete,
un povero ente locale che si imbatte, povero tra virgolette, e che ha bisogno comunque di una platea più ampia per poter dare esecuzione a progetti anche più ambiziosi. Noi abbiamo in animo di destagionalizzare il turismo, perché come ben sapete abbiamo il castello recuperato con ingenti risorse negli anni passati, il castello, il museo, c'è tutto una ricerca rete museale che va valorizzata e che va portata anche agli occhi di chi sta fuori e che potrebbe creare altri percorsi turistico-culturali destagionalizzati che possano far crescere il nostro territorio. Potrei dirvi tantissime altre cose perché ho preparato una trentina di pagine, vi posso dire che in cantiere ci sono tanti progetti, mi auguro che in sinergia e possiamo far crescere il nostro territorio in quanto progetto per tutta la Puglia e l'Italia tutta per il bene dei nostri figli. Grazie. Grazie a te. Un gesto, quindi siamo un territorio, non siamo un territorio.